Che facciamo stasera? No, lo sappiamo, mi hai detto. Ah, sicuro, eh? non cambi idea, strada facendo. Come no? Non è possibile! Senza, non è possibile perché loro lassù, non, laggiù, non ti sentono e non ti sentono neanche degli amici di YouTube che, ci, che saluto con grande affetto perché so che ormai siete tantissime. Infatti, alle prossime conferenze, come Nunzio Filogamo, e questo la dice lunga sulla mia età, dirò. Eh. Amici, amici vicini, e cari amici vicini e lontani, un abbraccio a tutti voi, buon proseguimento! Ora, allora, cari partecipanti a questa presentazione, eh, non sentitevi coinvolti totalmente, perché solo quelli che fanno il corso saranno impegnati in quello che sto per dire. Gli altri possono tornare a casa tranquilli, voglio dire, non è pericoloso. C'è anche tra noi un bambino di 8 anni che ne dimostra 18, dov'è? Eccolo lì. Salve. Per cui lui è a posto perché il, il corso può essere fatto solamente da maggiorenni. Ah ah. Dunque, essere o non essere, proprio questo, a parte Shakespeare, va benissimo come spunto. Eh, dato che si tratta di una strada, vediamo la mappa di quello che si farà domani nei prossimi giorni e di com'è la teoria di cui sono contentissimo scoperta uh, nell'86, nel marzo dell'86, mi ricordo. Mi avevano fatto fare un corso, mi avevano obbligato a fare un corso. Una persona che conoscevo allora mi ha detto o fai questo corso o niente. E io dico eh, faccio questo corso. Facciamo questo corso e vado a fare questo corso che si chiama psicodinamica. Io dico, ma figurati, io cosa ho a che fare con i corsi? Ho detto a quel tempo, avevo 29 anni e niente. Faccio questo corso. Appena mi siedo a fare questo corso, mi viene da ridere. Il corso era giovedì sera, venerdì sera, sabato e domenica, tutti interi. Dal giovedì sera io comincio a ridere inarrestabilmente. Eravamo in 12, no? per cui la risata si sentiva e l'insegnante mi guardava con odio già dopo un paio d'ore. Così, dico, è un fatto nervoso, per cui ridevo, ridevo e trattenevo, ridevo piano, ma ridevo, non riuscivo a trattenere la risa. Poi cominciano le visualizzazioni. Questo è un corso di visualizzazioni. A un certo punto, dice l'insegnante dice: Adesso vedete questo antro con due porte sullo sfondo. Si aprono le due porte, io visualizzavo, no? si aprono le due porte, ed entrano i due assistenti si aprono le due porte e non entra nessun assistente, entra una signora con i capelli lunghi neri con l'aria irritata che punta dritta verso di me, mi abbraccia ma come se lo facesse per, per protocollo e dice io fin qui t'ho portato, adesso ti arrangi tu. E io seguivo questa cosa, dice. dopodiché se ne va e esce da, da sinistra ed entrano due persone del tutto da una parte che non mi aspettavo che mi dicono noi non siamo di questo corso. <ride> Questa è la mia espressione. Comunque questo corso è bello, fallo, serve a trovare parcheggio, a fare tante cose interessantissime, però noi non ci entriamo Se ti interessa parlare con noi, ci vediamo a casa. Io ne ho parlato all'insegnante e l'insegnante dice: Lei non è portato per queste cose. <ride> <ride> e così sono uscito bocciato da questo corso di psicodinamici, no? lei non è capace. Poi l'ho ho visti a casa e lì è cominciata tutta questa storia. I primi dieci anni circa non ho parlato a nessuno per timore, perché era una persona molto cioè, rispettabile, insomma, ragionevole, ero uno slavista. Aspetta, io ero uno slavista. Non so, uno che studia letterature slave, traducevo guerra e pace, facevo, sa, libri su Tolstoi, Dostoevsky, Gogol, tutte queste cose. Normale ero, normale. così ma normale. E niente, perché non diceva nessuno, vedevo i miei, li chiamavo così con la maiuscola, vedevo i miei per conto mio, ma in assoluto sei, sei il segreto. C'eravamo dei giri, tipo libro della giungla, Baghera e Balù, chi ha Baghera e Balù, io avevo i miei due. Dopodiché, una volta ho parlato con una persona e dico: Ma vorrei dirti una cosa, non so cosa penserai di me, perché io parlo con questi. E questo mi dice: Anch'io. <ride> ne ho parlato un anno dopo con un'altra persona e dico: Ma sai, io e lei mi dice: Anch'io. Allora, due al mondo che fanno la stessa cosa. Mi sono accorto che poi c'era tutta una, una folla di persone. Ho scoperto poco dopo che Jung, Jung, nel 1911 ha cominciato a studiare questa stessa cosa, non lo sapevo prima, eh, ha continuato dal 1911 al 1916 a frequentare i suoi due e a quel tempo lo sapevano nessuno perché era segreto assoluto, Jung ha tenuto il segreto molto a lungo perché la prima volta che ne ha parlato è stato in un'autobiografia uscita postuma, preparata prima di morire con l'incarico alla sua assistente Ia Fe, di pubblicarla, che vuol dire bella in, uh, in ebraico, di la IAFE, Jung era un po' così, eh, di pubblicarla dopo la morte. Appena morto Jung è uscita l'autobiografia che si chiama Ricor Ricordi, Sogni, Riflessioni, in cui c'è tutto un capitolo sugli spiriti guida. Perché non l'ha fatto prima? È, è una cosa che me l'ha fatto diventare profondamente antipatico. Jung, dopo, dopo un grande amore ci siamo proprio lasciati perché pensandoci, cioè lui per tutta la vita ha pubblicato cose tacendo di questo di una sua scoperta che poteva avere rilievo terapeutico, che poteva avere rilievo scientifico e non era l'ultimo arrivato. Jung aveva autorità, però temeva temeva due cose, temeva da un lato di essere preso per uno tipo Steiner o Gurdjieff e temeva molto questo. Dall'altro temeva la moglie, perché la moglie era contraria. E la moglie, la ricca moglie di Jung, era quella che metteva i soldi, gli aveva regalato una barca, per dire. No? E lei a un certo punto gli dice: Guarda, io so che stai facendo queste cose, ma noi siamo svizzeri. Questa battuta a Milano fa ridere. Quindi. Da Milano, ah ah ah. Voi non avete mai visto svizzeri vivi, probabilmente è come gli hobbit ma masseri no? e quindi lo Jung diceva uh, no, noi come io sono svizzero di famiglia benestante abito sulla See Strasse sul lungo lago non posso parlare con gli spiriti guida ma nell'autobiografia dice con grande rimpianto dice peccato tu pensa a uno studioso che dice questo uno scienziato no? peccato che non l'ho detto ma guardate perché di quello che mi hanno spiegato loro, da quello che mi hanno spiegato loro, io ho tratto le cose fondamentali della mia psicologia. Ma porca miseria. Che rimpianto che ha, no? Eh, e non era vero, tra l'altro, che a quel tempo fosse destino di essere presi per visionari, se frequentavi gli spiriti guida. Perché proprio nel 1917, cioè un anno dopo che Jung ha smesso, Yeats che abitava vicino a Jung, tra l'altro in quel periodo, ha cominciato, nel 17, aveva la moglie che percepiva e ha cominciato ad avere rapporti di spiriti guida. Senza i problemi, problemi di Jung, ne ha parlato in grande stile, in libri, in raccolte di poesie, se avete letto Yeats qualche volta, c'è una poesia che vi incuriosirà tantissimo, che comincia dicendo, Death is no country for old men. Non è un paese per vecchi. È il titolo di un famoso film. Che cos'è? È, è la, Il titolo, l'inizio della poesia, Sailing to Byzantium, Partendo per Bisanzio di Jung del 27. Quindi è vicino Jung, eh? cioè Jung, voglio dire Yeats, tutti con la I. Yeats. Eh, e Yeats ha fatto tutta una serie di libri sugli spiriti guida, sui suoi, e ha fatto una teoria grande. E non l'hanno preso per pazzo. Perché nel 1923 ha preso il Nobel per la poesia. Quindi non era che la sua età di allora era chiusa: non è vero, era solo un intralcio. Poi, via via, col passare del tempo, col passare degli anni, con mia grande sorpresa di diplomato del liceo classico Berset di Milano, e niente, lettere, laurea in lettere, leggendo la Divina Commedia per curiosità. Fuori dall'ambiente scolastico, mi accorgo che la Divina Commedia è un trattato sugli spiriti guida. No? Un trattato sugli spiriti guida, che lì si chiamano, sono due anche lì, e si chiamano Beatrice e Virgilio. E fanno esattamente quello che fanno gli spiriti guida di Jung, quello che fanno gli spiriti guida di Yeats e quello che faranno i vostri spiriti guida, cioè vi portano prima un giro, un tour attraverso l'inferno è indispensabile. Poi un tour, già un po' a temperatura migliore, attraverso il purgatorio, e poi il clou, un giro per il paradiso. No? E Dante racconta tutto questo, con delle indicazioni che a me personalmente facevano venire i brividi. Per esempio, c'è un'indicazione eh, di Dante che dà, mi raccomando, dice Dante al lettore, devi scrivere, devi scrivere prima che scompaia la memoria di quello che ti hanno detto. E leggendo Dante io dico, ma guardate, lo sapevo da dieci anni questa cosa, perché Dante dice quel bellissimo verso, prima che l'acqua ritorni senza fine e quale, dice, quando parla di spiriti guida, è come una scia che rimane nell'acqua per un po' dopo passata la scia è persa come ricordo di un sogno e lo dice e io riconoscevo quello che facevo naturalmente a scuola non te lo spiegano così ma io non lo sapevo me ne sono accorto tutto un tratto è l'effetto elicottero di Leonardo è l'effetto elicottero di Leonardo voi sapete che l'evoluzione degli uomini sia del singolo individuo sia delle popolazioni delle civiltà non procede affatto così. No? Questo lo diceva solo Darwin, che procede così. L'evoluzione degli uomini procede così, in questo modo. Sale fino a un picco, mettiamo 2000 a.C., Bibbia, poi scende giù, poi risale, 600 a.C., Buddha, Pitagora e così via, poi riscende giù, più lenta questa qui, poi risale primo secolo dopo Cristo, primo secolo, eh? Vangeli cristianesi, poi ridiscende, poi lungo periodo brutto, poi risale 1500, seconda metà soprattutto, e poi ridiscende bruscamente quando bruciano Giordano Bruno. Avanti così. Nei periodi bassi non si capiscono i periodi alti. Ripeto, vale per le civiltà, vale per l'individuo. Anche tu ogni tanto sei a questa altezza e ridiscendi giù così. Ecco, a un certo punto del Cinquecento, Leonardo disegna un elicottero. Disegna, sapete, no? Disegna l'elicottero. Dopodiché ridiscende. Pensate nel 1710, uno che studia Leonardo e vede il disegno dell'elicottero. Cosa dice questo? Il vecchio era impazzito. Era bravo come pittore, come scrittore così così, ha delle intuizioni tecniche interessanti sull'idraulica, ma quando fa questi disegni qui fa proprio pena. 1820 concordo perfettamente con il mio esimio collega di cent'anni fa: Leonardo era un po' matto. 1980 vedi il disegno di Leonardo e dici: 'Porca miseria, lo sapeva già, capito? Lo sapeva già.' Ecco. I spiriti guida sono un po' così, a un certo punto certe epoche arrivano in alto, 1300 e così via, e poi ridiscendono. Ogni tanto qualche persona arriva in alto, si accorge di questi e ridiscende. No? E io in quel periodo quel periodo ero in alto, mi accorgevo tutto un tratto, ma guarda, Dante l'ha detto, Dante l'ha detto, no? eh, non solo eh, i Vangeli. A un certo punto c'è una scena nei Vangeli, in tutti e tre i Vangeli canonici, sinottici, c'è cioè Gesù che prende tre discepoli, li porta su un monte, che vuol dire, non li porta in una, in una scampagnata, li porta su un monte, su un monte, li porta su un monte, e gli spiega come si fa ad avere le visioni, no? E gli fa vedere, dice adesso mettetevi qua, tipo domani, Mettetevi calmi, occhi chiusi e guardate cosa succede. E specialmente Luca dice una frase molto bella. Loro quasi dormivano e perciò videro. Capito? Se sei, delle, se sei dentro, capisci tutto questo. Se sei sveglio, non vedi. Se quasi dormi, vedi. No? Loro quasi dormivano e videro che cosa? che Gesù aveva accanto i soliti due, come Virgilio e Beatrice, come i due maestri di Yeats, come Filemone e K. di Jung, come un altro esperto era Kipling, Bagheera e Balù, nel libro della Bibbia, nel libro della giungla. No? Gesù fa vedere sta cosa, e dice, avete visto come si fa? Adesso provate voi. E lì interviene Pietro, l'ottuso, che non capisce mai niente, che dice, bello, no? Prepariamo, andiamo a prendere qualcosa a mangiare e facciamo tre tende, così i tuoi due amici restano qua. E niente, rovina tutto perché Gesù fa. Ma cazzo! <ride> eh, anche gli altri due, gli altri due discepoli, guardano Pietro. E in quel momento scende, dice una nuvola e non videro più niente perché Pietro ha detto una stupidata. Cioè, ha pensato che fossero reali questo è il punto principale di stasera, è eh, uno dei tre punti principali di stasera, ha pensato che fossero reali. E allora si è persa tutto quanto il senso. E non solo, a voler essere molto audaci, Mosè, quando sale sul ponte, che anche lì non era un monte, parla con due tizi. Uno si chiama Yahweh, l'altro si chiama Elohim. E quello che fanno questi due non si differenzia per niente da quello che fanno Virgilio e Beatrice e da quello che fanno i due amici di Gesù che si chiamano Mosè ed Elia. No? Non importano i nomi: sempre questo schema: due accanto: due che ti parlano. Io naturalmente pensate che mi sentivo nel mio segreto. No? Poi a un certo punto una persona dice dovresti spiegare queste cose. Dico, no, posso spiegare in un libro. Stavo uscendo il libro, i maestri invisibili. Dice, dovresti però spiegare di persona. Io i corsi non li so fare. Abbiamo cominciato e, e niente, da lì è venuto. Nel 1997 ho cominciato a raccontare queste cose. Il primo corso, mi ricordo, era stato proprio a fine del 97. La, quello che accomuna quel corso con i corsi seguenti è che a ogni corso io scopro cose. E così spero di voi. Cioè, non è quel tipo di metodo, non è quel tipo di teoria che uno può dire l'ho capito. Si sa solo che funziona. Però quello che succede non lo capisci mai. Ovvero, intendendo capire nel significato proprio del termine. Non riesci mai a inscattolarlo in un contenitore. Non c'è nessun contenitore mentale che abbia la capienza per poter capire questa cosa. Quindi sei lì che in continuazione scopri. A me piace tantissimo fare questo corso, perché scopro in continuazione. Ogni volta so che mi aspetta la sorpresa e che finisco dicendo questo non avevo capito. Per cui quelli che hanno sentito la conferenza un anno fa, ne sentiranno cose nuove, insieme a me che mi ascolto. Non so i due cosa fanno in questo momento, ma magari... perché non ci vedo io, non li vedo bene. Però chi li vede magari li vede anche, no? immagino che cosa stia combinando. Comunque, eh, questo è un po' l'antefatto. Adesso. Per, come introduzione, facciamo questo: facciamo la mappa per vedere dov'è la strada. Questo qui mi spiace per quelli che hanno sentito la spiegazione nei giorni scorsi durante le consultazioni, però sopportino, è rapida. No? Allora, questo è un mondo. Ogni tanto da adesso in avanti per un quarto d'ora farò delle piccole pause dopo le frasi, perché necessitano momenti di assimilazione, cioè bisogna digerire. Questo è un mondo, questo qui è diciamo uno schema buffo, grossolano, del tuo mondo. Ognuno ha il suo mondo, ognuno ha un suo mondo che è il mondo. E dal proprio mondo nessuno può uscire. Tutto quello che vedi intorno lo vedi tu, lo vede la tua storia. E quello che vedi tu guardando questo pennarello, il tuo vicino di posto non lo vede, lo ved anche lui vede il pennarello. Il cosa è condiviso, il come no. E nella descrizione di un mondo il come importa molto più del cosa. No? Se tu dici io sto con Filippo, ecco, il come ci stai importa molto più del fatto che tu stai con Filippo, giusto? È dal come che derivano tutte le conseguenze, vero o no? Il come è tutto tuo. Tu dici, beh, fino a un certo punto, perché una persona può intervenire e può darmi una sberla, allora il suo mondo entra nel mio mondo. No, neanche in quel caso, perché lui dà la sberla all'interno del suo mondo, ma ti colpisce all'interno del tuo mondo, se ti c'entra. E la sberla che tu senti è diversa da quella che lui vorrebbe darti. La speranza è che di tanto in tanto dei mondi si incontrino. Ma è una, rimane nel campo della speranza, <ride> rimane nel campo della speranza dal proprio mondo. Nessuno può uscire, si possono incontrare. A volte sia come parlare con i marziani: può succedere, però è un contatto immaginario per lo più, e non sei mai sicuro se quello che hai colto del mondo dell'altra persona sia veramente del mondo dell'altra persona. Ci siamo fino a qui. È una condizione umana normale. All'interno del proprio mondo hai il mondo di cosa è fatto. Dunque il mondo è fatto di tanti come. Le cose ci sono, cioè tu sei nato il tal giorno e questo lo sai tu e lo sa anche un'altra persona. No? Possono sapere allo stesso modo. Quello che per te significa nascita e significato il come lo sai solo tu e per lui è diverso. Ci si può sì, andare d'accordo, si può andare d'accordo. Però bisogna spianarsi proprio, andare a livello il più possibile tendente allo zero. Più sei vicino allo zero, e più ti sembra di capire un po' di cose. No? In realtà no. E più sei preciso e più sei dentro il tuo mondo. Di cosa è fatto il mondo? Il mondo è fatto, diciamo così, di tanti avvenimenti. Ogni cosa nel mondo è un avvenimento. Questo pennarello nel tuo mondo è un avvenimento, perché di per sé è un oggetto, ma tu guardandolo dici, pennarello mi ricorda le elementari, giotto mi ricorda quello che ha fatto il cerchio, e fai tutta una serie, la maestra, no? il quaderno, l'odio per il quaderno a spirale, l'amore per il quaderno con i punti, il foglio da disegno imbarazzante, il pennarello che macchiava le dita. Tutto questo, non capiscono gli avvenimenti. Gli avvenimenti nel tuo mondo sono tantissimi, tantissimi, una quantità enorme. Ma non sono tutti gli avvenimenti. Il tuo mondo non è tutto il mondo. Pausa. Momento di riflessione. Cosa c'è fuori dal mio mondo? Beh, per esempio, l'Antartide. L'Antartide c'è nel tuo mondo? Sì, c'è l'Antartide, ma sotto forma di foto, foto, documentari, eh, History Channel, tutte queste, le foche, queste cose qui. Però tutto visto, non hai il ghiaccio dell'Antartide in mente, non hai la base olandese dell'Antartide. Non ancora, un giorno forse il tuo mondo si estenderà all'Antartide, ma per ora no. Nel tuo mondo non c'è, per esempio, un posto di assessore alla cultura in una cittadina del Borneo. Non c'è. Non te ne frega niente. Cioè il bando di concorso fa niente. Borneo, non so neanche esattamente dov'è il Borneo. Però deve essere mare della sonda o qualcosa del genere. Puff, no? Non è il mio mondo, giusto? Invece qua c'è tantissimo, tantissimo nel tuo mondo. Una quantità di miliardi, miliardi di cose. Il posto migliore dove stare nel mondo è ufficialmente questo, no? cioè al centro. Tutti i bambini del mondo sono al centro. Ci siamo? Tutti i bambini del mondo sono al centro. Cosa vero? Eh, che cosa vuol dire essere al centro? C'è un vantaggio di equidistanza. Quello che sta di qua è equidistante da quello che sta di là. E niente ti impedisce di andare qui o andare qua quando vuoi. Qui c'è il tuo ufficio e qui c'è Parigi. Tu lunedì puoi decidere se andare qui o andare qua. Allora sei al centro. E magari vai qui, però vai qui perché ti piace. Questo è essere al centro. Con i bambini è facile. Puoi chiedere a un bambino tu cosa vuoi fare da grande? E lui può dire il sultano. Perché? Perché, ha letto, perché gli hanno letto Aladino ieri sera. E ha visto che Aladino ha fatto questa rapida carriera è diventato sultano. No? Tu dici sultano. Lui dice, no, sultano. Qualcuno deve farlo, sultano, perché non io? E tu pensi: ma è sultano. Lui dice, tu mandami all'Erasmus a un certo punto. Io lì mi informo, vedo chi c'è intorno, una figlia di sultano, faccio amicizia e poi ci, ci rivediamo. Ti invito alla Mecca. No? Perché no? È possibile. Se sei qui al centro è possibile tutto. Dici guarda il sultano però è brutto, perché i sultani sono vittime di congiure di palazzo. È meglio fare il pilota di aereo. Hai visto Top Gun? No, c'è delle Top Gun dice, ah, farò il pilota d'aereo. E cambia improvvisamente. Tanto per lui fare il sultano o fare il pilota di aereo è lo stesso. Per lui è lo stesso. La sua affettività è enorme tanto quanto il suo mondo, per cui lui se vede una formica che zoppica, gli importa molto, perché è dentro il suo mondo. No? Questo l'adulto non lo sa fare. L'adulto non sa né concepire l'idea di fare il sultano. Né sentire compassione per una formica che zoppica l'adulto, anche se gli dici che in Malesia ci sono bambini che lavorano 10 ore al giorno per fare dei pezzi del suo telefonino, l'adulto resta del tutto indifferente, lo compra lo stesso e si dimentica la cosa. Il bambino, dice bambini che lavorano 12 ore al giorno, capisci? L'adulto è diverso dal bambino, ha perso il centro, ha perso il centro. L'adulto ha perso il centro ed è finito in qualche zona qui. Pausa significativa. In questa zona qui lui ha perso un'equidistanza. Parigi è fuori. Lunedì non può andare a Parigi. Può andare in ufficio. Può andare per un po' in direzione aeroporto, ma poi deve andare in ufficio. Dice: Beh, che c'entra, a Parigi non va, ma guarda che estensione maggiore che ha qui. Purtroppo no. Purtroppo no. Perché c'è una legge tragica. La distanza tra il punto in cui sei e il confine del tuo mondo è il raggio di una sfera minore, che è la tua vita. Doveroso silenzio. Una persona che sta qui ha una vita più piccola del suo mondo. Non ha forza sufficiente per vivere il suo mondo. Capito? Una persona che sta qui ha una vita grande così. Ci siamo? Via via che ti allontani dal centro e vai in periferia, il tuo cerchio di vita si rimpicciolisce. E tanta parte del tuo mondo diventa il tuo al di là. Prima era tuo, adesso la parola sultano per te è vuota, persa nel nulla al di là del deserto. Da bambino sultano era due isolati di distanza. Chi ha ragione? Beh, dipende dal mondo in cui sei. Quindi il tuo mondo così grande non è detto che sia la tua vita, può darsi che il tuo mondo sia così grande, ma la tua vita sia piccola, troppo piccola rispetto al tuo mondo. Il bambino ha una capacità erotica straordinaria, il bambino fa l'amore quasi con tutto, naturalmente non ha ancora gli organi sessuali sviluppati, ancora gli organi tu resti fra noi. Comunque, però amoreggia con tutto col tappeto, col bicchiere, col sacchiotto, con la mamma eh, no? ma anche col papà, qualche colpetto glielo dà, fa tutta una serie di cosette. E invece l'adulto no, l'adulto ha una capacità di piacere limitata. Tu dirai: no, beh, io no. Sì, beh, è il mondo più grande <ride> c'è la parte fuori dal mondo. Problema. Adesso vediamo un po' se. Adesso si arriva al dunque. Questa era una breve introduzione. Dove sono gli alieni? Qui c'è una specie di censimento. Allora, è interessante la risposta eh? perché una parte di voi dirà sono fuori dal mondo. Come l'Antartide. Cioè io l'Antartide non l'ho visto, ma me ne hanno parlato. Giusto? Gli alieni non li ho visti, ma me ne hanno parlato. Quindi gli alieni sono fuori dal mondo. Capito? Oppure no. Oppure gli alieni sono una palla, un mito. Se sono un mito, sono dentro. Magari sono qua, è molto probabile che siano qua. Cosa vuol dire questo? Tanta gente qui è in uno stato di inconsapevole disperazione. Perché sente che la sua, il suo desiderio, no? Desiderio non è impegnativo. Eh? Desiderio è una cosa che tu senti e che è una cosa che non ha, cioè è, desiderio vuol dire defin, definiscimi una cosa che non hai. Tanta gente non è capace di desiderare, eh? per cui non ce la farà mai. Dice, no, io vado bene così. Per esempio, chi pensa positivo non ha desideri, lo sapete, no? Non è incapace di desideri. Li, te li ti frega i tuoi. Ti copia. Perché uno che pensa positivo ha tutto quello che deve avere. Uno che ha una forte autostima ha tutto quello che deve avere. Ce l'ha già. E invece uno che ha un pensiero normale, né positivo né negativo, ma semplicemente pensa, si accorge che tante cose non le ha. Allora desidera. Mm? Desiderio può estendersi per lo più, sono tentativi di estendersi verso fuori. Il desiderio non è detto che si realizza, sapete che la legge dell'attrazione funziona fino a un certo punto, secondo alcuni non funziona affatto. Per esempio un mio amico libraio mi raccontava quando c'era la legge dell'attrazione che andava fortino, eh, mi raccontava che la gente veniva a lamentarsi dicendo il libro non funziona. Perché? Sta Porsche non arriva. Io la traggo, la traggo, la traggo, ma non arriva. E io cioè, vado a lamentarsi con la casa editrice, diceva lui. E lei diceva: no, perché lei li vende. Se io cioè, la mela è marcia, io non parlo col piantatore di mele, parlo con l'ortolano. E il ragionamento non faceva, cioè non faceva una grinza. Lui doveva trovare una risposta, a un certo punto ha inventato una risposta molto bella, mi sono molto gratulato. Per lui diceva, no, non è che non funziona, funziona negli Stati Uniti. La gente diceva: Ah, ecco! Allora sì, e uscivano contenti. Si sentivano più internazionali, praticamente. Però non funziona. Cosa vuol dire che non funziona? Vuol dire che tu dentro di te hai dei desideri destinati a restare desideri per sempre. E se questi desideri. Lo so che adesso di, uscite di cattivo umore, però è un rischio che si corre la mia conferenza. E questi desideri non riguardano qualcosa che mai era di là, riguardano qualcosa che è qua, che era tuo. No? Certe felicità che erano tue, però non puoi uscire perché la tua vita ti tiene prigioniero qui. Capito? Tutti questo lo sanno, tutti, alcuni dicono fa niente. E questi che dicono fa niente sono profondamente disperati. Profondamente disperati vuol dire che a livello cosciente normale stanno benissimo, ma dentro sono profondamente disperati. Allora dentro ci sono tanti miti sostitutivi, per esempio gli alieni. Io spero che un giorno arriveranno gli alieni a buttare giù tutto questo mondo del cavolo. Confondo la speranza col desiderio, tanto ormai chi se ne frega confondo il desiderio con la realtà e mi immagino che gli alieni siano qua. In realtà sono qua. Capito? Cioè rientrano nel territorio dell'illusione. Non dico che sia così, io credo che sia così, però non lo affermo qua. Se no si parla degli alieni per un'ora. Gli alieni, sapete, è un mito che ha preso forma negli Stati Uniti, intorno al 1890, quando arrivavano... Tisti stranieri. Pensa se tu sei un normale wasp americano che è felice di avere i negri che non vanno nel tuo gabinetto. Sai che nei gabinetti americani c'erano tre cartelli, no? uh, Gentlemen, girls, e poi c'era una freccia che indicava il bosco che era Niggers. Cioè i negri non fanno pipì dove fai pipì tu. Tu e vivi in questo mondo bellissimo in cui tu sei privilegiato, è il sconfinato continente americano, ma a partire dal 1895 arrivano sti europei, a milioni, solo dall'Europa arrivano dall'Italia, dall'Italia, arrivano in 15 anni 14 milioni di italiani, un terzo degli italiani si trasporta in America, pensa che tu sia americano. Questi arrivano, ma non è che diventano dei vice negri. No, questi qua sono bianchi. Comprano delle cose a debito, a credito, e nel giro di una o due generazioni guadagnano più di te. Fossero solo italiani, ma sono tedeschi, ebrei, libanesi, russi, polacchi, irlandesi. Porca miseria. Spagnoli addirittura. Arrivano e nessuno esprime niente. Nessuno, il governo non fa niente tutto un tratto prende forma il mito degli alieni che sbarcano sulla terra e se la pigliano con gli americani no? tutti i miti degli alieni sono così uno dice, beh, è il mio mito e di colpo c'è questa enorme popolarità fino a che negli anni 30 a un certo punto un giovanissimo regista Oscar Orson Welles non ancora trentenne fa una trasmissione radiofonica in cui simula un attacco di alieni, provocando il caos in diversi stati americani, con feriti anche gravi, gente che brucia le case, che scappano, gente che va via. Perché lui aveva semplicemente detto: Attenzione, attenzione, pronto? Telegiornale, passo la linea a te. Cosa succede là nel Wisconsin? Nel Wisconsin stanno scendendo, sono arrivati anche nel Missouri che ci credevano talmente era diventato un mito pop importanti. I miti sono così, eh? I miti sono così. Però, alieni mai visti. Mai visti. Sono fuori, tu speri che siano fuori, ma sono dentro. E ti servono qui a sopportare meglio la zona rossa. È molto triste. Molto triste. Io aspetto che arrivino questi sono gli alieni, spiriti guida, dove sono? Questo è il problema. Naturalmente, per certe persone, quello che ho detto è una follia. Per certe persone, gli alieni sono qua e stanno per arrivare. Una volta a una, a una conferenza, una signora sedeva in prima fila e si è assopita. A una mia conferenza, sì. dormiva profondamente, non aveva gli scatti così addirittura, proprio sonno profondo, sognava. No? Secondo si sveglia ad un tratto, e altro non ha perso il filo, e dice, era a Milano, e dice, tu credi negli alieni in prima fila? E dico, ma non è il momento, stiamo parlando di questo. Avrà sognato, sognato qualcosa. E dice, tu credi negli alieni? E dico, beh no, 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 come no? E dico, no. E ho cercato di spiegare, dopo ne parliamo, poi glielo ho spiegato da parte, lei scuoteva il capo, a un certo punto dice, assurdo, assurdo, sbagli, perché gli alieni esistono. E io, da quando credo negli alieni, io sto meglio. Io sento, da quando so che sono popolazioni estranee che stanno per arrivare sulla terra, io sento gli altri esseri umani più vicini a me, anche i negri. Questo mi ha ancora maggiormente convinto a dubitare dell'esistenza degli alieni. Ecco, gli alieni sono qui a livello di illusione. Però questo non vuol dire che non esistano, perché può darsi che esistano per chi ci crede. Topolino esiste? Uno dirà, no. Qualcuno ha detto, beh, insomma. Babbo Natale esiste? A occhio. Esiste sì o no? Eh, appunto. Visto? Lui dice, Babbo Natale esiste perché io scrivo delle lettere prepara l'elenco tra poco, arriva, e io arrivo, vedete, e puntualmente il 24 dicembre funziona questo servizio, <ride> arrivano, no? questo signore provvede, no? provvede col teletrasporto, giusto? E arrivano queste cose. Babbo Natale esiste, tante cose qua esistono, esistere non è essere. Eh. Ci sono tante cose che sono ma non esistono. Ci sono tante cose che esistono ma non ci sono. Esempio, ci sono tante cose che sono, tu hai dei talenti, magari tu sei una grande attrice, però nessuno lo sa, neanche tu. No? Ma il giorno che trovi il regista che ti porta sul palcoscenico e ti fa recitare, tu scopri di essere una grande attrice, lo sei sempre stata. Lo sei. Ma come attrice non esisti ancora, esistere vuol dire che hai una consistenza che si vede, che gli altri vedono. Questo esistere. Ci sono tante cose che ci sono e che non esistono. Ci sono tante cose che esistono ma che non ci sono. È sufficiente che ci credi ed esistono. Per esempio che il gatto nero porti sfortuna è una cosa che per alcuni esiste, ma non è vero, no? giusto? Che la l'alieno esiste, per certe, per certe persone è vero, ma non è vero, perché non c'è, di fatto non c'è. Esserci vuol dire una cosa che riguarda la realtà. Dove sono gli spiriti guida? Questo, tutta quanta la questione dipende da questo. Sono qui? Sono qua? O sono qua? Non è che, non, non è che lo so, eh? sto chiedendolo a voi. Nessun, dipende com'è il tuo mondo. Dipende come il tuo mondo. Dunque, per alcuni sono qua. Sono come gli alieni. Gli spiriti guida sono una fantasia. No? Poi tu ti convinci, manipoli i dati. C'è cioè questo verbo che non c'è in italiano. Questo, bias, sapete che vuol dire bias? bias vuol dire manipolare i dati è un verbo molto usato in America che è una lingua ah, non, sai, l'inglese ha un milione di parole l'italiano ne ha circa 300.000 quindi loro hanno più parole di noi e bias è una parola che noi non abbiamo l'equivalente assolutamente non c'è traccia non c'è nessun vocabolo italiano che equivalga a bias bias vuol dire nei tuoi ragionamenti tu ogni tanto bias i dati per far tornare le tue credenze. Ce la fai benissimo. Io sono stupida. Me l'ha detto mia madre circa 6.200 volte nell'arco della nascita. Mio padre meno me l'ha detto, me l'ha detto sulle 780 volte. No? I miei fidanzati d'accordissimo con mia madre, tutti, quasi pari i 5.002, no? le mie insegnanti, un paio di mie amiche e spesso i politici mentre parlavano con me per televisione. Quindi io sono stupida e bias la mia vita per far quadrare questa idea. Mi trovo un marito da stupida, un lavoro da stupida, una macchina da stupida e vivo da stupida e tutto funziona. Se lei ci riesce... Tu puoi riuscirci anche tu. Per cui credi nei spiriti guida, ti fai tornare tutto. No? Sono quelli che credono negli angeli che si presentano, per esempio, la sera, e tu ti svegli di colpo, una sera che sei sola, e vedi questo giovanotto in jeans con delle grandi ali. No? E dici, chi sei? E lui dice, sono Giorgio e sono il tuo angelo custode, vieni più vicino. E tu dici, esistono gli angeli custodi. E poi ti fai tornare tutto. Capisci? Può darsi che una persona parlando di spiriti guida bias i suoi dati e se la racconti bene. Nessuno lo può smuovere dalla sua idea. Però per lui spiriti guida sono qua. Rientrano nel territorio illusioni. Si sente questo. Lui non lo sa, forse non lo saprà mai, però si sente dal punto di vista della spesa energetica. L'illusione costa. Per mantenere un'illusione devi pagare, in termini di valuta energetica personale. Per credere a qualcosa che è un'illusione che è solo qui dentro, che esiste qui dentro ma non c'è, devi pagare. Devi fare meno cose di prima. Per poter credere in spiriti guida, prima facevi, non so, in piscina 20 vasche, 60 vasche, da quando credi in spiriti guida ne fai 15. E ti va bene così perché poi sei stanca. L'illusione costa, l'illusione costa. Tanti però vogliono illusioni, perché così si spendono con le illusioni e non desiderano più questa parte qua. Capito? E quindi soffrono meno. Certo, per essere illusioni, devono essere innocue, cioè non devono compromettersi. Parli con gli spiriti guida, ti fanno solo complimenti. No? Che bello, principessa, che sei tornata tra noi. No? E tu dici: Voi sì che mi capite? Dice: Certo, principessa, noi non siamo come tua madre. Eccetera, eccetera. No? Altri dicono che gli spiriti guida siano qui cioè che siano delle cose che avevi da piccolo mh? e che hai perduto. Per cui per questi ritrovare gli spiriti guida è come ritrovare il suo Babbo Natale. È una passeggiata all'interno della propria biografia e scoprono queste cose. Non li trovano quasi mai perché è più bello cercare che trovare quando vai qua. A me interessano quegli spiriti guida che sono qui. Per arrivare ai quali devi fare questo strano sistema, devi praticamente estendere il tuo centro. Come fai a estendere? Devi fare un movimento curioso, devi spostare verso il centro, hai capito come funziona, non ti sposti così, arrivi qui e la tua vita diventa questa. Devi spostare verso il centro ma al tempo stesso spingere fuori. È difficilissimo. L'idea migliore è tu allarghi tanto la tua zona rossa e cominci ad allargarla ancora di più, fino a includere questi. E se allarghi la tua zona rossa di tanto così, i problemi che prima avevi qua e che ti sembravano giganteschi, ti sembrano ridicoli. Il territorio che avevi perduto diventa il tuo territorio personale, però tipo grande potenza, perché ti accorgi di avere un contenuto tuo che non è condivisibile con nessuno. Ovviamente ti senti un po' solo, motivo per cui alla fine del corso di solito invito le persone a scambiarsi gli email, almeno si fanno compagnia. Da bunker a bunker, come va laggiù? È l'effetto Noè, è l'effetto Noè. No? Noè, poverino, era solo, perché sapete che nella nostra versione attuale Dio gli ha detto sto per distruggere il mondo, io ti do il modo per salvarti, ma non dirlo a nessuno. Tu cosa avresti fatto? Perché... Dio, cioè quello era Yahweh, tra l'altro era nervoso. Eh. Allora, non dirlo a nessuno, tutti salvi, gli altri no. È una bella scelta. Eh. Io quasi quasi glielo dico, però poi magari non mi parla più Dio. Allora sto per conto mio e gli altri fa niente. Costruisco la barca, noè, ma che è eh, niente, è un hobby. Pensate, eh? è stata una porcata quella tremenda. Cioè, se uno ti dice, guarda, sta per il suo giorno, qualcuno lo avverti, no? Magari gli amici, ecco, non tutti, qualcuno no. <ride> Però qualcuno sì, stai, fatti, fatti un canotto anche tu perché poi segui me. Invece lì da solo, no? Da solo. Sì, da solo. E uno da solo, niente, era il modo in cui allora si intendeva la crescita. Tu diventi così grande, non puoi più parlare con nessuno che c'è qua. Diventi così grande, è meglio che stai zitto. Però ti senti solo. Noè si sentiva solo quando non tutte le terre erano sommerse e navigava e non c'era un cane. No, il cane c'era, c'era la coppia di cani. Però, <ride> Però non c'era nessun altro umano intorno. Insomma, ha fatto amicizia con un sacco di bestie. Eh, c'è questa situazione qua. Per cui parlando di spiriti guida, sicuramente ti intendi meglio con i gatti, con i topi, con le rondini, ma con gli umani meno. Perché dicono: Ditti, sei matto sei matto, tu, no? parli di spiriti guida. Eh. Questa è l'ipotesi che siano qui. Naturalmente, tu non devi dimostrare un'illusione, è sufficiente che ci fai credere a qualcun altro. Per esempio, un corso sugli spiriti guida qui. mi Avete sentito fino a qua? È tutto chiaro fino a qui? Guardate che è una passeggiata lunga eh, questa. Se è tutto chiaro sono molto contento. Allora, se tu fai un corso di spiriti guida qui, è sufficiente che li abbacini. No? Credici bastardo. No? <ride> trovi dei fedeli, e fa, tipo Scientology, trovi dei fedeli e fai in modo che il dubbio sia marginale e aggredito. E alla gente piace essere la massa generale che se la prende col miscredente. Porca, altro che. E allora il corso è di un certo tipo, no? È molto sentimentale, molto, molto emozionale. Che bello, parlato, mi parlano, sono gentili. La letteratura sugli spiriti guida popolare del tipo numero uno sono tantissimi. Poi c'è il tipo psicologico che dice, guarda, è bello ritrovare la fantasia dell'infanzia. È bello immaginare queste cose. Concentrati, respira e ricordati quando eri bambino. Che arriva l'orsacchiotto che ti parla. Ce ne sono anche di questo tipo di spiriti. Quindi. E invece, nel corso dei millenni c'è questa ipotesi qua, che è molto ghiotta. Perché? Questo, è il primo uno dei primi che l'ha capito, è stato Archimede che dice. Da, datemi un punto per fare leva e ti sollevo il mondo. Capite cosa vuol dire? Allora, per tutte le persone ragionevoli non esiste niente all'infuori del mondo. Quindi tutto quello che fai è comunque prigioniero del tuo mondo. Di, Archimede dice: guarda, se tu riuscissi a trovarmi un punto fuori dal mondo, io te lo cambio completamente il mondo. Quindi capite. I spiriti guida fuori sono un punto fuori dal mondo se si riesce a dimostrare che ci sono. No? Poi nella psicologia la psicologia ha questo grossissimo problema, che è la cosa che mi interessa maggiormente. La psicologia ha questo grossissimo problema. Deve parlare dell'io da dentro l'io. Gli è riuscito bene a Freud e a Jung, perché nessuno se n'è accorto. Questi qua parlavano dell'io dei confini dell'io però stando dentro l'io è come se noi come se io ti descrivessi Roma senza uscire da qua capisci? dice cioè, come faccio? d'altra parte da qualunque parte esci dall'io sei sempre io che è uscito dall'io quindi sei sempre dentro l'io e avevano tanto sperato sia l'uno sia l'altro Freud aveva paura eh? perché diceva no? territorio pericoloso se si esce da qua è un territorio pericoloso. Jung ci aveva provato, però non l'ha detto. Ha detto: no, c'è un punto esterno. Se io trovo il punto esterno, io posso studiare la psiche umana, la vicenda umana, in un modo meraviglioso. Perché c'è un punto in cui arrivo in cui io non sono io. Perché mi parlano da fuori. Quindi è ghiotta questa ipotesi. Capito i tre tipi di spiriti guida, illusioni pure, no? nostalgie leggendarie, nostalgie biografiche, ipotesi audace? Però va dimostrato, se questi qua sono fuori, no? va dimostrato. Gli, gli umani sono arrivati sulla Luna, c'è cioè il filmato che lo dimostra: e dice sì, ma nel filmato non si vedono le stelle. Sapete, no? quella polemica interessante. C'è il filmato loro che si muovono, però è strano, sulla Luna le stelle dovrebbero vedersi molto più luminose e nel film non ci sono le stelle. No? E ogni tanto la bandiera si muove. Che cazzo si muove? Non c'è il vento sulla Luna. Capisci? Allora uno dice, ma siamo stati e ci siamo andati. Boh! No? Ecco. Alieni non puoi dimostrarlo, non c'è nessuna prova di nessun tipo, non c'è uno straccio di prova che non sia biased. Io, sì, ho conosciuto uno che è stato rapito dagli alieni, io guarda ho conosciuto gente che te ne racconta, ma non hai idea. Eh. Ecco, per cui non basta queste cose. No, parlando di spiriti guida fuori c'è cioè l'onere della dimostrazione, devi dimostrarlo. E questo a un certo punto mi sono accorto, quando dopo che ho scritto il libro mi sono accorto che era il punto principale, anni 90, no? come dimostrare l'esistenza di queste cose. E lì niente, è diventato proprio una fissa, perché io lo sentivo che erano fuori questi, lo sentivo perché dicevano cose che io non sapevo. No? E lì ha cominciato a prendere forma tutta la teoria degli spiriti guida che vi spiegherò nei prossimi giorni. Allora, l'idea è, la nostra psiche, è più grande della nostra vita. Mm? Ma secondo me, vediamo come vi suona, eh? tanto qui si può dire tutto quello che si vuole, perché in campo psichico tu puoi raccontare tutte le palle che vuoi, nessuno può dimostrarti che hai torto, nessuno. Dipende se ti risuona. Secondo me la nostra psiche è più grande della tua vita, però è anche più grande del tuo mondo. Nel tuo mondo capitano cose 3D. 3D più 1. Questa è la formula del tuo mondo. 3D più 1. Cosa vuol dire 3D più 1? 3D, io sono 3D. No? Vedete che sono 3D? La mano entra, quindi sono 3D. 3D, altezza, larghezza, profondità. Lo spazio. Più 1 il tempo. Mm? Che caratteristiche ha il tempo? Il tempo nel tuo mondo ha la caratteristica di essere tipo metropolitana. È 1D. È 1D. E si muove solo in una direzione. Non può tornare indietro e non puoi uscirne. Questo è il tuo mondo. È la regola del tuo mondo. Tutto quello che è il tuo mondo è 3D più 1. Il 4D è fuori. Magari è qua, no? però dai calcoli matematici risulta che no, non è qua, perché può essere calcolato indipendentemente dal soggetto. Puoi calcolare il 4D, anche il 5D, anche il 6D puoi calcolare. Questo più D è fuori. 3D più 1 vuol dire che tu sei ancorato a un singolo momento del tempo per volta, hai una velocità obbligata per passare da adesso al poi. E non puoi tornare indietro e non puoi andare avanti. Ci siamo? Faccio lo schema di come funziona il tempo nel tuo mondo. Tempo nel tuo mondo funziona così. Una linea di questo tipo. Tu sei qua. Adesso. Tra un pochino tu sarai qua. Mm? Però non potrai tra un pochino essere qua. Tra un pochino sarai qua. Tra mezz'ora sarai qui non potrai essere qua neanche un po', impossibile. Altrimenti non sei nel mondo. E tu puoi benissimo dire che bello sarebbe se però resta un che bello all'interno del mondo. Per dimostrarmi che gli spiriti guida sono fuori dal mondo devi dimostrarmi che sono fuori dal 3D più 1. Capito? Tu hai mai avuto esperienze fuori dal 3D più 1? Sì, sì, sì. Tutti le hanno avute. Ti viene in mente il tuo compagno di scuola che non vedi, delle elementari, che non vedi da 35 anni, e dieci minuti dopo lui si ferma davanti a te, che sei in macchina e lui sta attraversando. Esci fuori e dici: Cassa taro, stavo pensando a te poco fa. Vero? E quindi esiste, infatti, le famose coincidenze, precognizioni, coincidenze. incontri una persona, buonasera, cioè ti presenti, immediatamente parlando con questa persona, tu senti che ci finirai a letto. È sicuro, però non la conosce neanche come si chiama, però è sicuro. No? Neanche un mese dopo dici, arcadiglia. No? Eh, eh, poi senti. Perché? Oppure tu sei innamorato di una persona, mandi il messaggio, ti arriva il messaggio in quel momento, giusto? Questo qui non ci sta dentro l'1D, dentro il più uno, non ci sta. Questo qui è fuori e si sa che ci sono. C'è questo problema poi grossissimo, in psicologia non spiegato, del déjà vu, come sapete, no? Tu a un certo punto ti trovi in una situazione e sai come continuerà il discorso di questa persona. E sei spaventato? Perché, sono, perché sei uscito dal mondo. Allora ti affretti a tornare dentro il mondo. Bene. Allora, se io voglio dimostrare che questi qua sono fuori dal mondo e che parlando con questi tu non solo ti allarghi così, ma ti allarghi così, capite le implicazioni? Faccio un attimo di silenzio. Devo avere degli argomenti. Come vedrete facilmente, no? il parlare con gli spiriti guida, che poi vediamo cosa vuol dire spiriti guida, praticamente significa questo. Significa, quando parli di spiriti guida, che metti in moto un tempo verde. Da qui tu passi, diciamo, in una mezz'oretta. Tu passi da qui a qui, giusto? Il fatto è che nell'arco di questa mezz'oretta tu fai così, esci fuori, fai un giro, vai a dare un'occhiatina a cosa capiterà qua l'anno prossimo, poi ritorni indietro. Una cosa sempre interessata è sapere, ma che tipo era la moglie di Robespierre? Vai a vedere come era meglio Robespierre e poi ti affretti a tornare, dove eri tu allora, e poi torni qua un quarto d'ora dopo. Questo è lo schema di spiriti guida. Tu dici, ma questo te lo inventi tu, bias, no? Qui Ci sono tutte le criteri di conferma. Cioè, tu parli di spiriti guida. Pai lo spirito guida vuol dire entrare nel tempo verde, che sarebbe il tempo blu se avessi il pennarello blu, però adesso è il tempo verde. Entri nel tempo verde. E cominci a ragionare mentre qua passano 20 minuti, tu fai sto giro qui. Cosa ci guadagni? Beh, <ride> per esempio, tu fai questo giro qui, dici, senti un po', io sto prendendo una decisione qua. Tu che qua sai già com'è andato come sarà dei prossimi cinque anni. Che consiglio mi dai? Ah, va bene, aspetta che prendo nota, aspetta che torno, no? torni qua e poi controlli che tipo era la moglie Robespierre. E dici, mazza. e cominci a valutare le ipotesi, le probabilità di quello che ti hanno detto qua. No? Naturalmente per una mente spigliata, per una mente spigliata, che si interessa magari di economia, dice, il problema, gli spiriti guida ti fermerebbero a questo punto, direbbero, aspetta, la tua idea della ricchezza, del benessere, però purtroppo è settata sul 3D più 1. Per te questo è uscire dalla norma. Forse per te è pericoloso, e forse si mettono in moto nella tua testolina tutta una serie di processi autodistruttivi per punirti ad essere uscito dal mondo. Allora, puoi farlo questo, ma prima vieni a fare un giro all'inferno con noi, a vedere tutti i tuoi blocchi, i tuoi grossi problemi, l'inferno sono tutte le immagini dei tuoi blocchi. Vedi i tuoi i processi che stanno migliorando il, il purgatorio, e poi vieni a dare un'occhiata in paradiso. E può darsi che la persona, il broker, che voleva sfruttare i maestri invisibili per fare gli investimenti, durante il viaggio sia così interessato al viaggio che cambia mestiere. È molto probabile. Molto probabile. Io per la verità una volta ci ho provato, cioè me l'hanno proposto loro in realtà. A un certo punto dico, sentite, a me servirebbe, no, per sapere questa cosa. Dicono, no, a te adesso non serve questo da qui. A te adesso, vedendo come stanno le cose, non ti serve questo. Devi imparare qualcosa di economia. E dico, io non ne so niente, infatti, perché se impari qualcosa di economia, il tuo sistema di pensiero cambia, diventa più sistematico, più agile. No? Ti insegniamo a noi se vuoi. E dico, pronti? Il problema dicono che tu non sei motivato. Allora noi vogliamo motivarti. Per poter seguire un corso di economia da noi è bene che tu compri adesso, il, cioè che investi il 90% di quello che hai in oro. E ho detto, ah, aspetta che mi informo, allora eh, devo vedere a vedere come è andato l'oro. E l'oro era bravo, perché l'oro, sapete che cresceva pian pianino, no? era il 2008, cresceva pian pianino, 2007, pian pianino cresceva, cresceva, cresceva. E dico, proviamo, 90%, facciamo il 40%, no, 90%. Ne parlo a casa, non a tutta la famiglia, mia moglie non l'ho detto, eh, dice, proviamo, no, proviamo, allora, andiamo, stiamo a prendere l'oro, eh, mi hanno consigliato di prendere l'oro in lingotti. E noi ingenuamente siamo andati a prendere l'oro in lingotti, con l'assegno circolare, in un banco vicino a Piazza del Duomo, Banco Oro, pensando, non dovremmo tenere l'attenzione, perché non chiamiamo il taxi, andiamo in bici. No? Andiamo in bici, parcheggiamo la bici, e con l'aria, <ride> andiamo a prendere l'oro. Il lingotto d'oro è grosso così, ma è pesantissimo. Nella giacca, sul pavé di Milano, in bicicletta è terribile andare, perché poi sfonda la giacca, cade, a parte immediatamente se si scheggia è già perso 15.000 euro. Però la gente che vede, <ride> e ti cade un ingotto d'oro. Quindi se andate a casa, poi, secondo problema, dove metterlo? Dove metterlo? Il problema è mettiamolo sul tavolo, in cucina. Perché se andiamo in cu cucina, così il ladro entra e cioè dice, non può essere oro. No? E sembrava la cosa più intelligente, però poi lo vede mia moglie, dice, cos'è sto oro? Dice, no, ma niente. Abbiamo no? <ride> nascosto qua e là, seguiti dallo sguardo dei gatti. Che non e niente, eh, dopo dieci giorni circa dall'acquisto, la quotazione dell'oro è precipitata. Si vede il grafico, il grafico, fine 2007, tutto così, poi fa... Cadeva, io andavo su, su internet tipo mh, 30 volte al minuto praticamente. <ride> Il livello di conversazione era sceso a livelli ancora più bassi del loro. Domanda, sei nervoso? No. <ride> Naturalmente vivaci proteste con gli spiriti guida, no? dicendo, cioè mi, 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 se mi aveste detto di prenderlo 20 giorni dopo... Avrei capito, ma mi ha detto di prenderlo quando era altino, adesso siamo, abbiamo perso. Dice, no, tu dovevi essere motivato. Adesso che sei in pericolo ci ascolterai nelle nostre lezioni di economia. E io dico, tanto cosa si può fare? Vabbè, ah fate lezioni di economia. Allora seguivo le lezioni di economia, questi, però un po' guardandosi, guardandosi. Dice, non ti preoccupare che risale, non ti preoccupare che risale tieni lì due anni no? Dico quello che vuoi tanto dove, cosa faccio e poi comprando l'oro, non so se lo sapete si paga una, una grossa uh, cioè devi pagare una tassa sull'oro no? per cui fai la perdita più un sacco di soldi che paghi di tasse per cui era una cosa terribile e ho rimasto con un decimo di quello che avevo cercando di sembrare normale perché se avessi detto a mia moglie guarda che mi hanno detto i spiriti guida di prendere <ride> Comunque, a un certo punto mi ricordo, era a febbraio ero a Treviso, guardavo, ci cioè, ho visto un computer in allora guardo <ride> e sono rimasto, perché l'oro sta salendo, e sale di minuto in minuto, cioè, è, devi è salito quando ha pareggiato, io ho detto vendiamo, loro allora dicono no, e dicono sì, e <ride> allora dicono no. Dico sì, non voglio un altro corso di economia. Cioè, è un secondo lavoro. In tre mesi io cioè, sono stato su internet, eh, ben, eh, cioè, non ho pensato da altro, basta. Dici no, tienilo, no, tienilo, non tienilo. A un certo punto istrevo così tanto che ho detto, beh facciamo così. Facciamo che se lo vendi tra un mese noi non ci arrabbiamo. Io ho aspettato un mese e l'ho venduto e ho guadagnato 7.000 euro. Il problema, che potete facilmente constatare, è che dal marzo del 2008 alla fine del 2009, l'oro ha raddoppiato. Fa niente. Meglio così. Perché sarei rimasto, cioè me ne sarebbe risultato sicuramente l'infarto. Perché lo spreco emotivo è stato pazzesco. Non ero tagliato per quello. Non ero tagliato. Per cui... Come ha fatto loro? Ha guardato questo. Ma se sei qua, sai già tutto. Sistematico, ma guarda le corse di cavalli, guarda il campionato di, di calcio, fai scommesse. Se riesci, se riesci. Il problema è, ripeto, il tuo senso della ricchezza. E il fatto che tu scopri come migliorare il tuo senso della ricchezza. La scoperta ti porta a scoperte tali che della ricchezza non te ne frega più niente. Questo è il punto. Ecco, quindi tu garantisci che, ma questa è una delle prime cose che si imparano. Come si fa a sapere se si è incontrato? Perché praticamente la, la cosa si svolge così: tu fai quello che fa Dante, quello che fa Jung, quello che fa Yeats, quello che fa Mosè, quello che fa Gesù. Vai su un monte interno. Tutto si basa su una gestione dell'immaginazione. L'immaginazione è un radar. L'invenzione ti inventi quello che ti pare. L'immaginazione non può immaginarti quello che ti pare. No? Una volta a questo punto, a Palermo, un giovanotto mi ha detto, non è vero, io posso immaginare qualsiasi cosa. <ride> e dico, no. Dice, sì, e nessuno può impedirmelo di immaginare qualsiasi cosa. E dico, immagina una tua passionale storia d'amore con un congolese. <ride> e non ci riusciva. E non gli veniva. Non gli, gli pugnava Tu non puoi immaginare tutto quello che vuoi, perché l'immaginazione è un radar che coglie quello che tu non puoi ancora spiegare in parole. L'immaginazione è praticamente quello che tu cominci a usare quando ti spingi qua fuori. Qui no, qui no, qui è il ricordo, qui è il ricordo o l'invenzione, capisci? Qui e c'è cioè dei punti, ti fermi, perché non ti ricordi niente. Non mi ricordo com'era il sapore di mio papà, per esempio, l'odore di mio papà, non me lo ricordo. Non me lo, eh, non me lo ricordo, me lo, immagino. me lo invento, ma non posso immaginarlo. Che immagino? Non ho davanti nessun elemento. Invece qua fuori non ti ricordi niente... Non inventi, è una delle prime cose che si imparano al corso di differenza tra invenzione e immaginazione, cominci a immaginare, che è un atto passivo immaginare, è passivo immaginare. La creatività non è una cosa che tu fai spingendo, eh? no, la fai abbassando le difese. L'inventare è così, l'immaginare è così. E tu cominci a immaginare a tutto spiano: tu potresti uscire in qualsiasi momento da qua, eh, mi sono accorto, quando cessano le difese e queste qui sono solo difese. Tieni presente, sono solo difese. Il confine del tuo mondo è stato solo di difese. Allora tu abbassa le difese, esci, cominci a immaginare. E quello che immagini ti meraviglia tantissimo perché non te l'aspetti, è una sorpresa continua. Allora si tratta di immaginare e di tenersi all'immaginazione questo lo dice Dante molto bene canto 13 del Paradiso immagini chi bene intender cupe cioè quel che io dico per seguirmi dice, per capire quello che sto dicendo immagina, lettore, immagina e poi impara dice e ritegna l'immagine mentre che io dico come ferma rupe Ovvero sia, immagina e impara la tecnica di immaginare e di tenere stretto quello che hai immaginato, perché l'immaginazione si dissolve subito, a differenza dell'invenzione. Quindi tieni stretto, difficile quello, eh. tieni stretto, si impara quello, una, una piccola fatichina, ti porti in quota e cominci a immaginare. No, è semplicemente che non abbiamo l'organo, non abbiamo l'abitudine. Cioè, tu immagini, però, altra frase di Dante, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Cioè, qui si arriva a una tale profondità. Profonda vuol dire due cose, vuol dire che si, si va, va tanto in profondo, ma vuol dire anche che vede tanto in profondità, cioè sale tanto in alto, vede così, una tale profondità che la memoria, che è più stupida dell'intelletto, non riesce a seguire. È il motivo per cui si scrive. Cioè tu vai lì e devi scrivere, però per portarti in quota devi imparare a, a trattenere almeno un pochino, almeno tre minuti. È difficile all'inizio eh, Appena ti porti in quota, quando cominci a percepire delle immagini diverse e le riconosci quali sono, cominci a scrivere e qui ti stabilizzi per un po'. Puoi sempre perdere quota. Non ti accorgi e ritorni giù. E non ti accorgi neanche di ritornare giù, perché ti magari passi dall'immaginazione dall im, dall all'illusione, no? all'invenzione, alla fantasia, alla fantasticheria, non ti accorgi. Non, fa, non, non senti la differenza. L'immaginazione senti solo, cioè un po' la senti, l'immaginazione ti sorprende, la fantasticheria ti tranquillizza. Cioè, quando fantastichi o inventi è tutto sotto controllo. Quando c'è l'immaginazione sei così. Sempre. Eh. Allora, qui c'è un, un criterio che si impara subito, che è un criterio che si chiama di conferma. È uno dei criteri. Dunque, tu parlando di spiriti guida, prendi nota, perché devi scrivere tantissimo, Ti par questi parlano, parlano, parlano. Eh, perché parlano a proposito? perché non danzano, no? perché non toccano, perché non mandano odori. Dunque, per un motivo preciso, perché eh, la vista, l'olfatto, il gusto e il tatto sono sensi volontari. Cioè, io posso toccare questa cosa oppure no? Io posso guardarla oppure no, io posso assaggiarla oppure no, io posso adorarla oppure no, l'udito no, l'udito non è volontario, e neanche se ti tappi le orecchie riesci certe volte a non sentire certe cose, puoi non farci caso, ma le senti? E non puoi chiudere l'orecchio come chiudi gli occhi, e infatti il fatto che Dio parli nelle Sacre Scritture è perché interviene. Interviene solo quando le tue difese sono basse, non puoi voler ascoltare Dio, devi solo accendere l'ascolto. Allora lo ascolti, no, questa è l'idea. Ascoltare è un modo, di, modo antico di indicare l'immaginazione. Ecco eh, il fatto è che, vi ho detto, tu puoi portarti qua e hai un certo riscontro emotivo, però puoi scendere e tornare qui. Se sei qui, devi dimostrare che sei fuori dal tempo. Questo è un bel disegno, però devi dimostrarmi che è vero. Te lo dimostro con le quotazioni. Sì, sì vabbè, d'accordo, bisogna aspettare, voglio saperlo subito. Allora, si fa così: mentre scrivi, ogni 7-8 righe c'è la cosiddetta verifica, cioè, tu chiedi ai tuoi: dici: Sentite, non sono sicuro che siete voi. Non sono sicuro se siete vuoi. Mi dareste la conferma, la verifica? Allora dicono, certo, ce l'hai la Bibbia? Sì, devi portare la Bibbia. Eh, sulla tua Bibbia, che tu non hai letto e che se hai letto non sei a memoria, prendi, noi stiamo parlando di cavalli. Bene, allora, prendi, pagina, dicono, pagina eh, 796. Tu non sai cosa c'è a pagina Colonna. Sai la Bibbia le colonne. Colonna 2 righe, contate dal basso dalla 3 alla 6. Vai a vedere cosa c'è. Tu vai a vedere. Righe dal basso, vai a vedere e si parla di cavalli. Attenzione, si parla di cavalli in queste tre righe. Nella riga 2, dal basso, non si parla più di cavalli. Nella riga 7 dal basso non si parla di cavalli. All'inizio, naturalmente, resti la terza volta. Se per caso sbagliano un pochino righe, protesti, dicendo: No, scusate, state più attenti perché un'altra volta indicate. La cosa interessante è perché loro fanno così? È semplice. Tu sei qua, trovami qua un passo della Bibbia in cui si parla di cavalli. Quanto tempo ci metti? Due giorni. In quanto tempo te lo dicono loro? Un secondo. Quindi sei fuori dal tempo. Capito? Se te lo dicono sbagliato, capita molto di rado, ma se te lo dicono sbagliato, vuol dire che hai perso il contatto. Su dieci volte capiterà una o due volte che hai perso il contatto. Come si fa a recuperare il contatto? E questa è la strana cosa, cioè la rapidità. Tu ti appena ti accorgi che hai perso il contatto, tu recuperi il contatto, come sempre. Appena ti accorgi che sei un vile, ti accorgi che hai coraggio. Appena ti accorgi che sei stupido, ti accorgi che sei stato abbastanza intelligente da accorgerti che sei stupido. Funziona sempre così. E questo è interessantissimo. Interessantissimo, ne, durante i seminari... Sono resistenze delle persone davanti a questo. Non avete idea. Non avete idea. C'è gente che dice: La mia Bibbia non ha le pagine, i numeri di pagina. Ma delle cose pazzesche, i versetti, non i versetti, le righe. No? Si contano dal basso? Sì. Non dall'alto? No. Uno sceglie poi per dieci volte uno prende una riga sola che magari gli capita la parlar vederla vederli capita la dice scritto là non è una conferma <ride> quante righe hai chiesto una no e eh, perché cioè, la gente che ascolta si diverte anche noi intorno come fanno a essere così stupidi non è stupidità è resistenza terribile perché con questo criterio di verifica tu esci fuori, c'è tutto il tuo passato che dice non andare. Perché lì è tutto nuovo. Poi la gente se ne accorge, ride anche. Un, poi scattano, una volta che hanno capito il meccanismo, scattano le resistenze sul testo biblico, aggravate dalla religione cristiana che non ti ha mai insegnato a leggere la Bibbia. No? Per cui tu leggi la Bibbia, è un libro nuovo, totalmente nuovo con l'idea che tu sia abbastanza stupido da non capirla. Allora ci sono tutte le resistenze. I tabù sulla Bibbia, che uno legge la Bibbia e non capisce cosa c'è scritto. Per esempio, una volta uno protestando al e dice, a me mi ha una conferma sbagliata. Dice, leggi com'è. La conferma era: Ti invieremo uno spirito di verità? Io ho chiesto, che domanda hai fatto? Se siete veramente spiriti guida? Ho detto? Ha detto di leggere questo passo biblico, ti invieremo uno spirito di verità che ti racconterà tutto il tuo futuro e ti spiegherà il tuo passato. E dico, non c'è conferma: come non c'è conferma? <ride> e poi una delle più buffe è stata a Milano. C'era un corso di questi grossi. E uno dice: A me non è, ven non, non è venuta questa. E dice: cosa ha, cosa ha detto di com'è? No, fa niente. Fa niente. Dice, no, no, dilla, dilla, leggila davanti a tutti e dice no ma non importa, non va bene così dai, adesso no vabbè dice la conferma è mh, pagina tal dei tali, colonna tal dei tali questo testo sarà letto davanti a tutta l'assemblea <ride> la cosa buffa è che uno si immagina che siano cattivi la cosa incredibile è la parte comica degli spiriti guida si, uno si capisce perché si chiamano spirito, senso dello spirito no? sono c'è cioè, una continua, continua serie di battute continua per cui la gente, uno si immagina entra e si immagina di vedere della gente che sta così, invece questi scrivono e ridacchiano no? cioè, <ride> un, per tenere un occhio chiuso e un occhio aperto, no, scrivono così e c'è questo senso di umorismo forte, perché ma per forza cioè, cosa vuol dire che quando, quando è che stai bene, tu stai bene quando la tua energia sale, no? Perché vicino a certe persone ti senti triste? Perché mangiano energia, no? Perché in certi posti tu cammini, sei di buon rumore e poi scendi giù. È perché è un posto brutto, c'era qualcuno sepolto sotto il selciato, qualcosa del genere. Ecco, ti si basta. Perché assaggiando un nuovo marcio dici che è schifo e sei una situazione sgradevole? Perché ti fa male. Quindi ti abbassa l'energia preventivamente, il senso del gusto, dicendo se continui in quella direzione perdiamo energia ancora di più. Perché ti piace una carezza? Perché ti aumenta l'energia. No? Ecco, se tu cominci a estenderti fuori, è chiaro che la tua energia aumenta. Quindi aumenta immediatamente il senso vigore fisico e il senso di, di piacere intellettuale. Poi tu vieni da ridere. A me veniva da ridere... Mi ricordo, era irresistibile durante il corso, quel corso che ho seguito, ero, ero un non riuscivo a smettere di ridere, non riuscivo a smettere di ridere. Perché? Perché sentivo, era come dal distributore di benzina, cioè, io che entrava sta roba, e non era neanche il corso buono. <ride> <ride> Però già metteva in moto. Questa è una di questa conferma sono orgogliosissimo, perché funziona bene, funziona bene. Le altre conferme ce ne sono, un'altra l'avete vista, chi ha fatto le consultazioni le ha viste. Quando una persona dice: Tu hai questo problema, no? cosa è successo a te il 12 marzo del 93? Alla mattina, e lui dice mi sono sposato, hai visto? Eh. Io come faccio a saperlo? Così. Io parlo con questa persona, gli parlo per un mesetto fino a che lui mi racconta che giorno si è sposato. Oppure faccio così. E poi glielo dico. Ecco, qui comincia un territorio, qui comincia un territorio di meraviglie. Il territorio di meraviglie implica una selezione dura. Eh, chi è che voleva fare una domanda? Vi ho alzato la mano. Allora, è l'unico testo che cambia argomento ogni due righe. Non ne trovi un altro. Ogni due righe cambia argomento. Per cui una roulette tipo roulette è bella perché il numero è piccolino, no? se non cade lì la pallina hai perso. E lì son du ogni due righe cambia, ma anche il cantico dei cantici, che è una sviurinata tremenda a una persona, però ogni due righe cambia tema. Qui parla di cervi, qui parla di gigli, qui parla di eh, spalle, qui è tutto il resto. No? Per quello, per quel motivo. E poi è anche interessante sfidare il tabù religioso, perché uno abituato è sicuramente un libro che non è nessuno letto. Che se hai letto non ti ricordi impossibile, è troppo denso. Eh, il Corano è ripetitivo. Il Corano può andare avanti anche per intere pagine su un argomento solo, e quando l'hai letto te lo ricordi bene: cioè sai di cosa parla questo, questo, e quest'altro, ti rimane in mente per cui non serve per l'esperimento. Funziona anche con altri libri: mancanza d'altro eh. però la Bibbia è bella. Ecco, dicevo c'è una selezione pesante. All'uscita tutti riescono a uscire, non tutti riescono a stare fuori. Oppure ci stanno in modo turismo, in modalità turismo, no? modalità opportunity. Cioè sta lì e dice quello che capita, capita. Perché? Perché per stare qua vale quella famosa frase tanto fraintesa che è chiedetevi sarà dato. Attualmente, grazie a una mediazione statunitense, come viene intesa questa frase? Che se tu chiedi la Porsche, ti arriva la Porsche. No? Prova. Infatti prova, vedrai che. Chiedetevi Sarà dato non è riferito a questo mondo, è riferito a questo, ed è una condizione operativa. Non ti viene dato niente se non chiedi, uguale a chi cerca trova, non trovi niente se non cerchi. Come si fa a chiedere, come si fa a cercare? Alcuni sono capaci e altri no. Questo è un punto in cui io per adesso non posso essere utile. Tutti possono essere capaci naturalmente, però diciamo che alcuni hanno il coraggio di essere capaci e altri non ce l'hanno. Perché chiedere vorrebbe dire ammettere di non sapere e tanti non vogliono. Chiedere vuol dire che tu partecipi attivamente a una situazione e tanti non vogliono. Um, li partecipi tanto perché devi muovere la mano devi, devi seguire il discorso uh, devi prestare il tuo linguaggio a questi che non parlano nessuna lingua praticamente uno spirito guida ti dà una serie di impulsi neurologici che tu devi trasferire in parole tu devi farlo lo spirito guida non parla ti da dei contenuti in una non lingua molto precisa che tu devi seguire e devi esprimere. Per cui sei tu che ci metti tanto di lavoro, sei tu che ci metti tantissimo, devi scegliere tu le parole. E avviene automaticamente, avviene come nell'arte, cioè più ti lasci andare meglio scegli. Però devi essere abbastanza bravo da lasciarti andare e tanti non ci riescono. Poi ci sono quelli che appunto non chiedono. Di solito la prima andata si dice tu vai agli spiriti guida, poi chiedi tutto quello che vuoi. E lì si bloccano in tantissimi. Perché se una persona dice perché tutto quello che vuoi, questo vi sta zitto. Al massimo arriva a chiedere come va. E questi qua dicono, insomma, finita. E la condizione è finita. Ci sono tante fiabe che dicono questo, no? Il pesciolino d'oro. Il pesciolino, salvami e io ti eh, esodirò tre tuoi desideri. Il pescatore non sa cosa chiedere e il, pe il pesciolino se ne va. Capito? Aladino. Io sono Gene Desideri. Dimmi, padrone, cosa vuoi. Però devi dirlo. Questa è una regola che nell'aldilà, questo è al di là, eh. Al di là, eh, potremmo anche dire metafisica. Al di là è un termine portinai, no? Ecco, in greco si direbbe metà. Ecco, metà è una bella parola, eh. Credete, metà è una bellissima parola. Metà vuol dire due cose, non so se lo sapete. Chi ha fatto il classico sa che metà vuol dire al di là. Ma non è vero. Oh. metà vuol dire al di là eh? e vuol dire attraverso cioè io adesso mi sto esprimendo sia metà le parole sia metà i gesti io vedo metà gli occhi metà vuol dire attraverso anche eh? ecco però non è una mancanza di parole è che metà esprime un concetto molto interessante che è quello che è al di là si esprime attraverso. Se riuscite a mettere insieme queste due cose, avete in mano una potente bacchetta magica. Eh? No, no, non, 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 è molto stretta la filologia. Allora, metà vuol dire sia al di là sia attraverso. E questa parola indica l'intuizione che quello che è al di là si può esprimere attraverso di te. Il primo che l'ha espressa questa cosa bene in greco è stato il Vangelo di Luca. Voi sapete l'Ave Maria, no? Come fa l'Ave Maria? Ave Maria. La Marina si sarebbe aspettata di tutto, meno che sentire il rosario qua. No? Ecco, cosa vuol dire Ave Maria? Ave Maria vuol dire Ave Maria. No? Buonasera signora. No? Ave Maria. Come va? No? Il Signore è con te. Cosa vuol dire il Signore con te? Il Signore con te è un punto importante della teologia cristiana. Molto imbarazzante. Eh? Molto imbarazzante. Perché, cioè, su tutti i credenti cattolici pesa sto problema cioè dove sta la Maria adesso? sta in cielo col corpo perché è stata assunta giusto? è l'unica che è stata assunta nessun altro è mai stato assunto in cielo non assunta è stata assunta l'assunzione no? lei è su col corpo e abita da chi? da lui dal cui lei ha avuto il ragazzino, giusto? Giuseppe è su anche lui? No. Giuseppe è in giro. Ma lei è sposata con Giuseppe, giusto o no? E qui il cattolico fa: Ostia! No. È vero. <ride> cioè Giuseppe sta per, è, è singolo, sta per conto suo, no? La Maria è su con lui ha tutti i diritti perché ha avuto un figlio, però lui non è sposato e lei è sposata con l'altro. Qualsiasi cattolico dice... Beh, poi se la prendono con le coppie di fatto, però... Cioè, comunque, è lì. Sono molto discreti, eh, perché in tutta la storia... Dell'arte cristiana non c'è una immagine di Dio con la Maria, non c'è neanche una, fateci caso. C'è l'immagine del papà col figlio, questo c'è, tutto Sud America: c'è l'immagine, sono due si somigliano: lui ha la barba bianca, l'altro la barba nera, la barba mar marrone, no? tutti e due seduti, arrabbiati. così. Il, il Dio un po' ironico, Gesù che dice: adesso arriva adesso torno, eh. dopo vedi la Maria non c'è mai con Dio, mai, quindi è un punto di grande imbarazzo, perché loro stanno insieme, si sa, ma bisogna prendere atto della cosa, quindi il Signore è con te, no? Il Signore è con te vuol dire, va bene, no, dico mica niente, no? va bene così, no, va bene. Benedetto il frutto del figlio tuo, avete avuto un bambino, va bene, no? Eh, scusa, Gesù. E tutti i cattolici la sentono così, i protestanti non sentono niente perché l'Ave Maria non ce l'hanno, come sapete. Ecco, questa è la versione nostra. <ride> la versione greca, la versione greca totalmente diversa nel Vangelo di Luca totalmente diversa. Maggio di Luca è, dice questa frase terribile, O curios il Signore, metà su. Avesse detto il Signore con te, avrebbe detto O curios sun toi, sun come simbolo, simpatia, dice, non dice sun, non dice con, dice metà, vuol dire Oi eh, ragazzina, quello che tu pensi che è al di là, da oggi in avanti, si esprime attraverso di te. È da capogiro, eh? Tu pensa insegnare una preghiera di questo tipo a una ragazzina di 6 o 7 anni. Questa da grande, oltre a fare il Presidente della Repubblica, che mestiere fa? Cioè se tu sai, il Signore è con te e dice, ah a me non ho, una cosa lei. Dici, aspetta. L'aldilà si esprime attraverso di me, cioè io qui lo esprimo uh, altro che il problema è che quando sei qui lo esprimi soprattutto attraverso tutta una serie di mancanze. Mi manca, mi manca, mi manca che non so neanche che cosa mi manca, però mi manca. La Porsche, non me ne frega niente a me della Porsche, è solo che mi manca tantissimo qualcosa. Per adesso lo chiamo Porsche. Ma quando avrò la Porsche, non mi interessa niente la Porsche, non la guido neanche con questo nome da maiale, non mi piace per niente. Sembra un maiale schiacciato. Porsche. Okay. Però dicono tutti è belle, belle, belle. E invece qua fuori si esprime come un'esperienza attraverso di te. Cioè qui vale in pieno la Maria In pieno Metà su. E questo fa un certo effetto. Non tutti sanno, sanno fare la Maria. Il Vangelo di Luca comincia, non so se avete presente, non comincia con la storia di Maria. Il Vangelo di Matteo di Maria non parla, gli altri Vangeli non parlano nessuno di Maria. Il Vangelo di Matteo, se avessi letto il Vangelo di Matteo e basta, non c'era tutta la storia di Maria, perché praticamente racconta il Vangelo di Matteo molto normalmente: dice Giuseppe era sposato con una ragazzina e poi risulta che questa ragazzina era incinta. Lui voleva divorziare, quando, cioè voleva dire ai genitori, chiudiamo perché non mi va, insomma, imbarazzante davanti a tutti, perché non sono stato io. E gli, gli compare in sogno un angelo che gli dice no, non fare così. Questo è il Maggio di Matteo. Il di Luca invece dice: c'era una volta un sacerdote importante, capo sacerdote, Zahar, Zaccaria. Era nel tempio, è compare l'Arcangelo e dice: eh, Zaccaria l'arcangelo è sempre un po' un pericolo perché è nervoso l'arcangelo per cui compare l'arcangelo e Zaccaria dice miseria. e l'arcangelo dice non ti preoccupare non ti facciamo niente e lui dice deve solo nascerti un figlio no? cioè da te deve venire fuori qualcosa di nuovo che cambia tutto capito? chiaro? e lui dice io però sono un po' anziano e appena lo dice si accorge che l'arcangelo... E fa... L'arcangelo dice, la frase di... Cita Luca, dice: cioè, io sono Gabriele, che sta seduto alla destra di cosa Come dire, cioè, e tu pensi che lui non sia informato della tua età? No? E Zaccaria dice, no, scusa, scusa, scusa. E lo fa diventare sordo, per cui Zaccaria esce sordo. Attenzione, eh? può capitare anche a voi. Eh? Cioè, tu esci e dici, non sono capace, sono vecchio, non ho niente da chiedere, ho paura, no? Facciamo un'altra volta. Torni giù e non hai sentito niente. Dopodiché vada dalla Maria. Che non è una sacerdotessa, è una ragazzina di pochi anni e gli dice: Adesso ma tu dammi retta, metà su. E gli dice: Ok, ma Maria, molto semplice, capisce di colpo. Capisce di colpo. Quindi devi scegliere tra Zaccaria e Maria, uno dei due. Se scegli il modello Zaccaria, esci fuori e dici: Non sono degno, scegli il modello Maria. Metà su e vai. Questa è, sarebbe metafisica. Ecco. Si esce, si torna, si esce, si torna. Poi si esce. Primo livello, domani, primo livello e mezzo. Secondo, terzo, quarto, poi domani. Quattro livelli. Via via più, più coinvolgenti. Più si sale, più ti devi impegnare. Il primo è facile, Obvi cioè è facile. Cioè, rispetto agli altri, è facile. Prima è facile, impari tipo a scuola elementare. Secondo, no, secondo, fai domande più pesanti. È proprio un livello molto psicologico. Dice adesso ti portiamo, devi fare un giro all'inferno, perché se non fai un giro all'inferno non hai la forza di andare avanti. Se non vedi il buio, non vedi la luce, come mostra l'icona di Michele Arcangelo. Sapete, no, c'è cioè, Michele Arcangelo, biondo, scintillante con la corazza d'oro e la spada che tiene il piede sopra la testa dell'extracomunitario che è il diavolo no? che fa così no? che è nero sempre. questo cosa vuol dire? è il Tao cioè il nero e il bianco se non vedi il nero non vedi il bianco allora a un certo punto per smuoverti un po' fin qui sei arrivato per smuoverti un po' per poter salire devi scendere allora ti facciamo fare un giro nell'orrore e qui uno dice no fa niente, non lo faccio, no? eh, basta. Poi se terzo giro, terzo giro sono è un giro di domande pesanti, cioè lì devi mettere sul piatto nella bilancia le tue domande principali. Se non le hai, hai tutta la notte tra sabato e domenica per pensarci, do i compiti, perché di solito non si dorme. Di solito tra sabato e domenica se arriva a casa sembra di essere un po' stanchi. Cioè, se uno è molto stanco per motivi suoi, fanno dormita dalle 8 di sera fino alle 8 di mattina. Se ha dormito normalmente in questa settimana, arrivano le 2 e le 3, ha steso tutti a casa, però non sa cosa fare. Tv non c'è più niente, fa in giro per la casa, non fa neanche freddo adesso, guarda la finestra, non ha sonno neanche un po'. Perché? E ha dormito tutto il tempo qui. Perché? Ha usato una parte del cervello che di solito non si usa, e la parte normale ha fatto una gran dormita. Per cui a casa è sveglio, allora si dà i compiti, si dà i compiti durante la notte e si mette a fare i compiti, tra cui preparare domande pesanti per il terzo livello, e poi c'è il quarto livello che è un coinvolgimento addirittura un po' fisico, no? Certo a cioè, un certo punto di vista, è anche un po' fisico. Chi l'ha fatto il corso ridacchia punto, eh, tanto vi dico niente, eh, e queste sono le scale. L'idea di fondo, ho tempo, posso dirlo ancora? Ho ancora un pochino di tempo? L'idea di fondo è questa, quella che a me piace tantissimo, è questa qua. Allora, vedete questo il tempo, no? Allora, il tempo, facciamo in una situazione più pulita. Questo è il tempo, no? come noi intendiamo di solito, e tu sei qua. Tu sei abituato a pensare che vieni da una direzione sola e vai in una direzione sola. Ma non è vero, non è vero per niente. Da qualsiasi punto del tuo presente, anche da adesso, si aprono tutta una serie di direzioni. Così. Ogni minuto ha questa ramificazione, nel senso che tu puoi benissimo, uscendo di qua, andare a Femicino. E trovi un last minute per New York e telefoni a casa da New York, cioè telefoni a casa da, da Madrid. Dove sei? A Madrid. A Madrid. Perché? Eh, scusa, non si sente bene, metti giù. <ride> Oppure puoi andare a casa. Oppure ti viene in mente, ti ricordi quello, no? Eh, eh, C'era un discorso. Per cui invece di andare a casa fai un detour. No? Tante possibilità, tantissime. E qualsiasi possibilità poi ha un suo seguito. Ce ne sono alcune che purtroppo a un certo punto finiscono. Cioè se tu prendi questa... Eh, ecco, questo è un po' il futuro visto gli spiriti guida eh, perché una delle grosse resistenze che si hanno è: ma lì magari mi dicono il futuro e io ho paura. No? Perché magari mi dicono, beh, la paura dei maschi è che sapere di essere gay. Questo è, questo è veramente una percentuale altissima di maschi. Si blocca perché dice lì mi dicono la verità, salterà fuori quella cosa che ho sempre temuto. Ecco, le donne non hanno Comunque, eh, questa paura. Comunque, c'è questa paura che ti dicono delle disgrazie imminenti, no? Per esempio. Quindi no, meglio non saperlo. Tante volte avete sentito parlare di qualcuno che dice mi sono accorto di avere una dote di veggenza, ma ho smesso perché vedevo le disgrazie. No? È un luogo comune addirittura questo. Cosa vuol dire disgrazie? Niente, su alcune delle tue vite c'è la morte, sicuramente. Cioè, tu vai a New York magari stasera e arrivi a 115 anni. Non lo puoi sapere, devi eh? chiedere a loro. Tu vai a... Non, non a casa, cioè non tu, eh, soprattutto. Lui fa il detour, tour, così stai tranquilli. Lui fa il detour e muore a 57. Perché? E eh, perché ha imbruccato questa cosa che ha la scadenza da consumarsi preferibilmente entro il. Però a lui il detour gli interessava, capito? Lui ci teneva su detour. Solo che se vai sul detour poi muori. Orca boia. Sì, ma naturalmente non puoi concepire strada perché non hai la mente così da... Io ne ho disegnato una, 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 una mezza do una dozzina, ma ce ne saranno 500. E tu non puoi avere questa immagine qui. Cioè sì, potrai, però cambi totalmente vita. Cioè devi, non devi abitare in città per riuscire, cioè devi, devi avere una mente perfettamente bella. Eh, oppure abiti in una casa tua di vetro, cose di questo tipo. Adesso così non puoi. Ed è molto bello utilizzare gli spiriti guida come guide in questo, in questo sistema. Per cui io dico: Ma se io faccio una certa cosa, no? loro dicono: Guarda, quella cosa lì non farla, anche se sembra così interessante, se la fai adesso come adesso, qua non è che muori, ma qui ho un sacco di problemi poi la fai questa, ma io voglio farla, allora c'è questo sistema qui che è questo, dunque io voglio fare il detour, però non voglio morire, allora io faccio il detour, arrivato qui, io cambio vita e proseguo qua, e poi magari ritorno qua, capito? Questa è una delle cose che ho scoperto col tempo più pazzesche che ci siano. No, 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 ti metti in una... Cioè, queste, questa linea qui saranno 40 anni. Cioè ti metti in certe direzioni e dici mi interessa, quali sono i rischi se vado in là? La cosa interessante è la perdita di futuro. Perché in questo modo tu sei abituato ad avere il futuro che pensi a morire oltre al giorno. Ma non è vero. Non è vero. Tu puoi benissimo morire il taggiorno, oppure il taggiorno, oppure il taggiorno, oppure no. E in questo modo cominci a trovare la tua, una certa tua strada che non sono più comprensibili da fuori. Queste qui, se provi a raccontarle, qui ne parliamo. Tanto so che non le dite in giro perché vi prendono per pazzi. Però questo non puoi più raccontarlo a nessuno, capisci? perché nessuno ci crede, la maggior parte delle persone non credono neanche a questo schema qui, perché ne hanno paura. No? La, maggior, la sta grande maggioranza pensa che i spiriti guida sia un puntino di illusione qui dentro. No? E invece salta fuori che sono questi. E poi non è tutto, non è tutto, c'è anche questo. Tu hai tanti passati. Cosa? No, io un passato solo, ma neanche per idea. Tu non hai idea di quanti passati hai. Sì, per la maggior parte del tempo ne hai frequentato uno solo, hai preso nota solo di questo, di questo non ti sei accorto, di questo non ti sei accorto, di questo non ti sei accorto, ma questo c'era. Per esempio, qua c'era un tuo talento artistico che cresceva dentro di te e che non vede l'ora che tu lo prendi e lo usi. Capisci? Ed è cresciuto col tempo, ma tanto anche. Questa è una cosa che avevo sospettato. Aspetta, che io sono uh, di, come indirizzo un filologo, no? Allora, una cosa che ho sospettato con la filologia. In filologia devi imparare tante lingue no? e, ed è molto facile imparare le lingue quando ne sai tre, le altre fai fretta a capire perché capisci come il verbo, capisci come sono i sostantivi, ti e fai un po' di memoria di parole. però quando capisci come funziona, come guidare le macchine quando ne, gui ne guidate tre, puoi guidare dove vuoi. Eh, tu impari delle lingue e poi le abbandoni, ti no? sono piaciute, le, abband le abbandonate, per esempio. Io ho imparato il tedesco, lo sapevo abbastanza benino, alle medie e al liceo, leggevo, no? Ma che tradotto qualcosina, poi non mi serviva più, lasciato da parte. E per anni non ho mai più preso in considerazione. Quest'anno mi hanno chiesto di mettere in scena il Faust a Firenze per una, com per una non compagnia, cioè per un era un seminario teatrale per persone che erano al te teatro di Scandici, la pergola di Scandici. Dice, facciamo un esperimento teatrale, un laboratorio teatrale. Persone che si iscrivono, 20-30, arrivano la mattina alle 9. Tu gli spieghi il Faust, e alle 9 c'è lo spettacolo. 9 di sera c'è lo spettacolo. Devi fare regia e spiegazione. E' dovuto studiarmi il Faust, naturalmente. E vedevo il Faust, traduzione italiana e testo a fronte. E io mi accorgevo che leggevo meglio il tedesco che l'italiano. Però da quando avevo lasciato il tedesco, il mio tedesco era migliorato, anche se non ho mai usato. Questa è una cosa incredibile che capita alle lingue a tutti. Tu impari l'inglese da bambino, lo trascuri, dopo, ricominci a parlare inglese, il tuo inglese è aumentato e non sai spiegare perché. Non sai spiegare perché. È come se avesse prodotto una crescita sua. La stessa cosa capita con i tuoi talenti. Però tu puoi passare tutta la vita senza accorgerti di questi passati. Capito? Tu scopri tanti futuri e scopri tanti passati. A quel punto la idea che tu hai del tuo io, nel tuo, nella tua vita normale, non ci sta più, ma neanche, neanche il mignolo ci sta più lì dentro. Perché il tuo io cambia completamente. È tutto un altro sistema, quello è tutto un altro sistema, quello lì rientra nel concetto di resurrezione, quello lì è molto difficile, non ne parliamo domani, quello lì implica tutta una serie di sommovimenti mentali importanti che sono alla base delle nostre religioni, del cristianesimo, il cristianesimo parte dell'idea di resurrezione, però non è mai stato tanto approfondito. Si può, eh, si può, qualche volta ne parleremo, si può benissimo. Anzi, io, mi interessa tanto, tanto in questo periodo. Ultimo problema, poi vi lascio andare. Ma questi spiriti guida chi sono? No? Dice: sono fantasmi, sono degli angeli, sono degli esseri così. Allora qua dentro ognuno è qualcuno. La regola nel mondo 3D più 1. Ognuno è qualcuno. Mm? E non è pensabile che uno non sia nessuno, perché se nessuno non è. Ci siamo. Se c'è, uno è qualcuno. Fuori, dove cambia questa formula, è diverso. Fuori non c'è questa cosa. Non è detto che uno sia qualcuno. Non è detto che tu sia tu. Una volta parlando con i miei spiriti di guida, racconto in un libro, dico, ma voi eh, siete proprio reali? E loro allora mi domandano, e tu? E poi tra loro ridono e dicono, pensa di essere reale solo lui. E un altro dice, pensa di essere reale lui. Capito? Ma scusa un attimo. Se la situazione è questa, tu quanti sei? Non sei mica uno solo. A questo punto cambia molto qua fuori, tu non sei più tu e infatti fuori non ti vedi più. Fuori una cosa, impre una cosa impressionante quando esci fuori non ti vedi più. Diventi una cosa completamente diversa. Poi ritorni qua ti vedi uguale, no? Stesso peso purtroppo, no? eh, e qua fuori ci sono queste dimensioni. Noi non abbiamo il sistema di descrizione. Le nostre parole non ci arrivano, non che sia un grosso problema, eh, cioè sapete che in italiano di parole ce ne sono proprio poche. Pensate, la parola sentire in italiano, quante cose vuol dire? Sentire. Sentire, 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 sentire. Che ce ne fai di una parola? Non si pensava niente. Non, non puoi dire in italiano quello che è il, la, la, la percezione, ecco, non riesci a dirlo, non c'è una parola normale, devi usare la parola latina percezione. L'italiano è povero, ma anche altre lingue sono povere. Per riuscire a coordinare l'espressione a quello che sono gli spiriti guida. Allora usiamo delle metafore. La metafora che gli serve, la principale, è la psiche. Diciamo, senza pretendere neanche per un attimo di dire la verità, eh, facendo solo un'approssimazione come dire che il Monte Bianco è un'altura, ecco, mh, si dice che gli spiriti guida sono una parte della psiche. Allora uno pensa, quindi sono una parte di me? E io dice, sì. Ah, meno male. Non sono fantasmi? Sicuramente no. Non ho niente a che fare con questo. Non, son, non sono angeli. Gli angeli sono tutt'altra cosa. Sono una parte di me con la quale io parlo, una componente. Se la prima volta glielo ho chiesto loro, loro mi hanno detto, io, voi chi siete in realtà? Dico, noi siamo te. Siete la risposta? Eh? Poi interpretatela come volete nel vostro mondo. Noi siamo te, ma tu sei tu in un mondo piccolo. Noi siamo te in un mondo grande. Sono sicuro che avete capito in generale cosa vuol dire. Adesso tornate un attimo indietro e pensate a tu sei tu. Cosa vuol dire tu sei tu? Si apre ad un'altra prospettiva. Eh? Tu sei tu, sono due. Tu sei tu in un mondo piccolo. Noi siamo te in un mondo molto più grande e qui non ne vieni più fuori. È come i numeri di civici di via, di via dei <ride> che di là fanno. 90, avete visto? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 99 e vanno verso la basilica. E qua fanno 26, 26B, 26A, 26B, 27 e vanno verso il Colosseo. Inspiegabile, pari. spiriti di vita, uguale. Eh? Sì, sì. Il Google Map qua non prende, tra l'altro. Qui... <ride> Qui arriva chi vuole arrivare. Ha ah, finito, eh. Era, era il allora, prima che ve ne andate, prima di fare un grande... Ah, applauso. una cosa devo dire. Una cosa devo dire. Eh, non sono l'unica popolazione. Non sono l'unica popolazione qua fuori, eh. quindi sono, qui si apre tutta una serie di cose e sicuramente li servono delle altre guide. Questo mi preparavo di dirlo quelli che non hanno fatto il corso di Antonino Emanuele. Eh, è importante quello eh. perché praticamente eh, cioè qua fuori loro sono un po' gli esploratori di questo territorio, no? Però loro vanno proprio col casco coloniale il fucile, i portatori neri vanno dappertutto qua in giro e ti dicono i pericoli che ci sono. Questa direzione di spiriti guida è, è libera, cioè è un territorio libero da, da, da situazioni. Intorno c'è questa giungla in cui, interessante, non è tutto bello fuori, eh? non è tutto bello. Non voglio che andate a casa con l'idea che qua fuori c'è tutto... No, no, qua c'è il bello, c'è anche il bruttissimo. E anche il bruttissimo si esprime a metà. Capito? Per cui di argomenti ce ne sono tanti, tanti proprio tanti. È eh, bruttissimo, per esempio, vediamo un po' cosa devo dire. Dunque, eh, la psicologia ha studiato un po' il brutto della psiche no? eh, e ha tutto un suo lessico. Ci sono ossessioni, compulsioni, depressioni, tutte queste cose. E la psicologia dice: sono cose che sono deformazioni della psiche. Ecco, a vederlo da fuori non è sempre vero. Tanta roba non è deformazione della psiche, qui, tanta roba è una perturbazione. Uh, il canale Spiriti Guida qua è aperto, mi sono accorto per la maggior parte del tempo è aperto quando non si può passare come è successo per esempio a me la un, un paio di settimane fa c'era un periodo in cui non si poteva passare però ti avvertono dicono attenzione mese prossimo non venire <ride> perché? perturbazioni prova, ma tanto non riesci poi via libera a partire più o meno sì, da domani, dice, poi da domani via libera. Ragazzi, però... È un linguaggio che non sta dietro. Cioè, bisogna per forza ricorrere al linguaggio leggendario. Il linguaggio antico che parla di tutte queste varie così, leggende, figure, è più vicino il linguaggio delle fiabe che il linguaggio scientifico alla descrizione di quello che c'è là fuori. Eh. Bene, allora chi fosse interessato in, vi informo che il corso di Antonino Emanuele, che vi ha segnalato Igor, che ha fatto anche Igor, sì. ehm, inizierà da noi il, uh, a fine ottobre, partono dei gruppi, quindi è un corso meraviglioso, sono 14 incontri, in meno di una volta al mese. Ogni incontro è composto di quattro ore. C'è cioè un gruppo delle 20, un gruppo delle 15 che invece poi partirà a dicembre. È un percorso profondissimo: ehm, l'ingresso cioè, è economicamente sostenibile, perché ogni volta che si viene sono 10 euro per il centro, un'offerta ai relatori. Qua ci sono molti allievi, no? mi sembra insomma ce ne sono tanti che già li conoscono. Per siccome è un corso straordinario, è veramente importante farlo. Per chi viene fuori, per chi è fuori, di fuori Roma, sappiate che lo fanno anche a Monza, eh, è itinerante in tutta Italia. Quindi, poi magari se siete interessati, ci chiedete ulteriori informazioni dopo eh, o domani per chi torna. Invece, per quanto riguarda il nostro programma, con Igor, vi informo che il 13-14. 14 e 15 aprile Igor tornerà ad Armonia Mundi e farà questo seminario. Segnatevelo. Psicologia del dominio: chi si fa comandare, quando, perché e da chi. Interessante, no? Quindi, come al solito, lo metteremo tanto tempo prima sul nostro sito con un'offerta che dura, con una promozione che dura mol molto tempo. Quindi chi fosse interessato appena appare vi prego di prenotarvi come tutti i nostri incontri. E poi ovviamente i giorni precedenti sarà qui per le consultazioni. Dal mercoledì pomeriggio tutta la giornata di giovedì e il venerdì mattina, primo pomeriggio. Come sempre le metteremo, le pubblicheremo un mese prima. Eh, sul nostro sito io vi indicherò quando aprirò le eh, prenotazioni. Mi dispiace per chi si arrabbia che non fa in tempo, però sappiate che in un quarto d'ora si riempiono. Massimo 20 minuti sono già tutte piene perché la richiesta è tantissima. Le consultazioni sono poche perché chi le conosce sa che durano un intero giorno, quindi insomma portano via tantissimo un lavoro troppo grande sia come intensità che come durata di tempo. E quindi più di un numero ristretto di persone Igor non può fare. E quindi detto questo, io ringrazio Igor, facciamogli un applauso. All'inizio all non si è sentito per fortuna quello che ho detto e non è stato registrato. Allora approfitto per salutare gli amici di YouTube che ci seguono. Quindi, questa conferenza, se la volete rivedere, se la volete consigliare, la troverete fra qualche giorno sul nostro canale TV di Armonia Mundi. Buonanotte a tutti.